Professore Prontin, oggi avete presentato un nuovo regolamento che disciplina i referendum regionali, ce lo può illustrare? Sì, oggi abbiamo approvato come giunta un disegno di legge che interviene sul sistema referendario, in particolare finalizzato a favorire i processi di fusione. Abbiamo introdotto la possibilità di iniziativa popolare per indire il referendum finalizzato alla fusione, da un lato, e abbiamo abrogato una norma che prevede che la maggioranza debba essere espressa in ognuno dei comuni oggetto di fusione e non globalmente. Questo dovrebbe favorire appunto il processo di fusione e poi abbiamo fatto altri interventi tesi e disciplinato interventi tesi a garantire comunque la rappresentanza politica di ogni ente che si avvia alla fusione.